È l'ora della verità. La Restata 600 torna sul circuito di Varano dei Melegari con il suo leader incontrastato, Alberto Bettella, che dopo l'ennesima pole position ha qui la prima possibilità di andare a laurearsi campione della Restata 600. Primo match point quindi per il pilota che ha dominato questa categoria. Andiamo prima in griglia. Fabio, partenza dalla seconda fila in quarta posizione, sarà una gara d'attacco? Senz'altro, assolutamente. Sappiamo che siamo riusciti da tutti i primi, che abbiamo fatto la differenza e dovremmo dire anche. Un grosso in bocca al lupo allora. Grazie. Cristian, parti leggermente arretrato, ma ci sarà da battagliare davanti, proverai a stare là con loro? Proviamo, parto con un tempo che è nettamente inferiore del mio, che ha girato un po' più forte oggi, quindi provo a stare con quelli che vanno un po' più forte, vediamo. Grosso in bocca al lupo allora. Grazie mille, grazie. William, una posizione in griglia che non ti appartiene, proverai ad attaccare fin dall'inizio? Sì, speriamo, sì, sicuramente. Una mia arma è la grinta e andare fino in fondo, quindi cercherò di dare il massimo e di recuperare più posizioni possibile, sperando che la moto non mi molla, insomma. Un grosso in bocca al lupo. Grazie, ciao. Il primo vero match point per Alberto Bettella e ora diamo la parola ai piloti. Il semaforo rosso e parte gara 1 della Restata 600. 8 giri di pura tensione da vivere per il numero 79, che ha una grande possibilità per andarsi a laureare campione della Restata 600 subito, intanto, perché c'è Nicolò De Padova che vuole, dato attenzione, carambola là dietro, carambola là dietro, c'è una caduta, sono delle cadute, piloti che rientrano qua dietro, carambola subito, bandiere gialle che sventolano, vediamo se magari la regia ci porterà un replay di questo fatto che è successo in curva 1, tanti piloti caduti là dietro, anzi probabilmente abbiamo visto un pilota a terra e tanti piloti andare dritti, vediamo, sono Ranzani e Larini probabilmente, Ranzani e Larini subito fuori, peccato, sono loro due, Larini proprio della Restata 600, mentre invece Ranzani della categoria Challenge. Ma andiamo qua davanti con Alberto Bettella, leader incontrastato di questa categoria, che se n'è andato subito via come ha sempre fatto in tutte le gare di questa Restata 600, a renderci anche un po' tra virgolette noiosa questa categoria, ma sicuramente non è noiosa per lui perché è incontrastato, vorrà andare a vincere, ma Nicolò De Padova è lì pronto a tallonarlo, tallonato veramente da pochi Alberto Bettella in questa categoria quest'anno, veramente incontrastabile, sgondola un po', mamma mia come si muove in uscita, sta spingendo forte perché vuole andare subito a prendersi questo campionato nel suo primo match point. Ricordiamo la classifica della Restata 600, è Bettella primo con 166 punti, Osler è secondo con 116 punti, terzo c'è Copponi a 112 punti, quarto c'è William Benedett, è partito un po' indietro, ha avuto qualche problemino alle motori, è riuscito comunque a partire nonostante una qualifica dove sembrava aver avuto qualche problema, è comunque riuscito a partire, ma partirà decimo ed è quarto in campionato con 107 punti. E proprio qui Nicolo Carpina con 101 punti è quinto in campionato, poi abbiamo De Padova che è qui secondo a tallonare, provare a tallonare Alberto Bettella, se ne sta andando completamente via il numero 79 con il primo match point per andare a vincere il campionato, mamma mia. Andiamo alla staccata della Jack X per poi affrontare la Ferro di Cavallo. Andiamo in onboard con Bettella, andiamo, seguiamolo. Ci stacca però la regia all'entrata della X, volevamo sentire un po' il motore della moto di Alberto Bettella. Andiamo a monitorare anche i primi passaggi sul traguardo adesso con Bettella e De Padova che stanno per passare sul traguardo. Andiamo a vedere i primi tempi, esce sul cordolo, tutto sul cordolo Bettella, chiude 1.09.102 il tempo di Bettella, 1.09.3 per De Padova. Andiamo intanto a monitorare, sì, ci confermano comunque che erano Ranzani e Larini i piloti che sono andati out sulle moto giapponesi Yamaha e Honda a essere usciti di scena subito alla prima staccata in quella carambola che abbiamo visto, mentre invece là dietro in terza posizione troviamo Bassi, intanto si mette dentro l'attacco qui alla parabolica, si infila dentro, va all'attacco, William Bennett si infila dentro e si mette in settima posizione alla rimonta, come ci è abituato purtroppo, perché lo vorremmo sempre vedere lì davanti il buon William Benedett, che è sempre stato costretto alla rimonta in queste gare della Restata 600, scusate, un po' per qualche problemino alla moto, un po' per qualche qualifica che sì,
è andata così così, tipo questa di Varano e alcune anche sempre per le partenze non ottimali, e l'abbiamo sempre un po' ripetuto che il suo tallone d'Achille sono state le partenze, ed è sempre stato costretto alla rimonta e le sue rimonte. Intanto l'attacco si mette dentro, va dentro la ferro di cavallo così, mamma mia che attacco provvidenziale da parte di Omar Bonoli, che si mette in sesta posizione, così si va a prendere una posizione molto importante, mentre qua siamo on board con Daniele Bassi in questo momento terza posizione per lui, partito dalla quinta posizione. Buon risultato per il momento per lui. Alle sue spalle invece abbiamo Diego Copponi, tanto ci ricordano sicuramente Copponi de Padova, Benedetto, la grande battaglia che abbiamo visto nel duello di Magione. Abbiamo visto una bella gara che però in questo momento sembra essere già particolarmente sgranata. Vediamo lì dietro, eccoli là dietro, appena vediamo Osler e Copponi, poi vediamo Bonoli, Carinelli, proprio loro che ci hanno fatto vedere, come dicevamo prima, una grande battaglia in quel di Magione, mentre invece qua davanti Alberto Bettella è sempre davanti a tutti con De Padova che prova a stare lì. Sarà circa un secondo il distacco che ha il numero 25 nei confronti del numero 79. Eccoli qua intanto, eccoli qua Carpina e Osler insieme in questo terzetto. Peccato vedere dietro Osler e Copponi così indietro, li abbiamo sempre visti particolarmente davanti, soprattutto Osler che fatica un po' perché è secondo in campionato, ma momentaneamente in questo campionato virtualmente non è più in seconda posizione con una buona attenzione. Vediamo una staccata profonda da parte di Copponi, che in questo momento andrebbe davanti ad Osler nel campionato. Intanto si prova a mettere di traverso il pilota numero 217, intanto lo vediamo lì Niccolò Carpina, anche l'uno dei protagonisti che abbiamo visto a Magione. Affrontano il rettilineo. Andiamo a vedere un po' i tempi. Intanto sul traguardo abbiamo visto dei buoni giri da parte di Bettella, che ha girato in 1.09.004. Il giro più veloce della gara ovviamente lo fa lui, ma De Padova comunque aveva risposto qualche giro fa in 1.09.078. Quindi comunque è stato particolarmente lì vicino, ma i tempi dopo comunque abbiamo visto una serie di 1.09.4 da parte di De Padova contro gli 1.09 bassi, molto bassi, che ha fatto Alberto Bettella. Intrada, eccolo qua, lo vediamo inquadrato Cristian Pocobello, lo vediamo in tredicesima posizione il pilota numero 74 che affronta adesso la Jack X e poi si entrerà nell'ultima parte del tracciato. Nuovo passaggio sul traguardo intanto per i piloti della Shatak 600, sempre terza posizione fissa per Bassi, mentre Osler intanto viene tallonato da dietro. Sempre qui il terzetto che magari ci potrebbe dare un po' di bagarre che c'è sempre stata, ma non per la prima posizione in questo campionato. La bagarre c'è sempre stata dalla seconda posizione in giù. E sicuramente questo, televisivamente parlando, sicuramente non è uno spettacolo bello per i piloti che hanno sempre visto Alberto Bettella, leader incontrastato, l'abbiamo sempre visto, sarà sicuramente meglio per lui, meno show per Alberto Bettella, che ovviamente non interesserà nulla di queste parole che stiamo dicendo in questo momento, perché lui prende e va, è andato a vincere, non gliene frega assolutamente nulla, giustamente parlando, sportivamente parlando, essendo un pilota della bagarre. Meno lotta c'è, più prime posizioni ci sono, meglio è per il pilota che sta per andare a vincere il campionato della Resatac 600, sarebbe la prima assoluta per lui dopo vari anni, comunque sempre stato alla rincorsa, anni di esperienza in cui ha sempre fatto bene, ha iniziato bene facendo anni di esperienza, è andato verso un campionato totalmente dominato, e parliamo di qualifiche, pole position, giri veloci e gare totalmente vinte, non ne ha persa una il signor Alberto Bettella, che attenzione, tanto qua che taglio sull'ultima variante andando sul verde. Andiamo qui con De Padova che ormai molla la presa, il numero 25 molla nei confronti di Alberto Bettella. Nuovo passaggio intanto verso la prima staccata della prima S rinominata così sull'autodromo Riccardo Paletti, che anche se è la seconda variante, perché ovviamente vediamo le prime due curve che sono una chicane, la seconda chicane rinominata prima S. Andiamo con Bettella, leader del campionato e futuro campione. Andiamo sicuramente, lo dicevamo, non ha perso niente, magari alcuni piloti magari si aspettavano uno 0 da parte di Bettella, no, il classico 0 che fa quel pilota quando è sempre leader incontrastato, che tutti dicono ma uno 0 comunque lo farà, quello 0 che potrebbe riaprire il campionato, mentre qua intanto c'è una grande lotta, va all'interno mi sembra Osler, questo inquadrato va all'interno nei confronti di Niccolò Carpina, si mette dentro
e va a prendersi una posizione importante. Eccolo qua, vediamo inquadrato proprio, anzi no scusate, era William Bennett, non era, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto dalla segnalazione del pilota l'onboard, ma era comunque William Bennett sempre alla rimonta, si mette in ottava posizione il pilota numero 5, il pilota numero 6 scusate. Grande attacco provvidenziale forte da parte del pilota Yamaha, che sappiamo che ha il passo per star sempre davanti, ma purtroppo c'è sempre qualcosina che lo ingarbuglisce, c'è qualcosina che non gli permette di fare quello che lui vorrebbe fare. Ultima è tornata invece adesso per Alberto Bettella, che sta per andare a vincere il campionato della Resatac 600. Lo dicevamo, l'abbiamo sempre ripetuto, leader incontrastato. Non c'è stata gara per nessun pilota nel cercare di contrastarlo, perché appunto abbiamo rinominato leader incontrastato. Affronta le ultime curve Alberto Bettella per andare a laurearsi, a consacrarsi. Va ad attaccare anche i doppiati, va ad attaccare Marco Laurenzi. Affronta le ultime curve il pilota numero 79. Andiamo invece a vederla dietro cosa succede. Ha passato il doppiato, sempre De Padova lì, Bassi qui in terza posizione, quindi tutto regolare in queste ultime curve, e Alberto Bettella vince ed è campione della Resatac 600 con 3 gare di anticipo. Grande vittoria, grande campionato, totalmente dominato, non c'è stata storia. Bravo Alberto, grandissima gara, grandissima vittoria, grandissimo campionato. Onore anche agli altri che ci hanno provato a stare attaccati insieme a lui, ma non c'è stata veramente partita incredibile.